Cari telespettatori, ben ritrovati. Ci troviamo sul Monte Palon, nel comune di Possagno, tra 1200 e 1300 metri di quota, per raccontarvi l'iniziativa di un gruppo di giovani volontari che ha voluto recuperare la memoria di questi luoghi, teatro del primo conflitto mondiale. Si tratta del gruppo Alpini di Possagno, che insieme agli amici degli alpini e ad altri appassionati provenienti da diversi gruppi e associazioni ha lavorato per recuperare trincee, appostamenti, gallerie e baraccamenti risalenti alla Grande Guerra, cioè a esattamente un secolo fa. Più di 25.000 le ore di lavoro per recuperare quello che i volontari hanno definito il percorso della memoria. Un chilometro di trincee con 300 metri di gallerie su un dislivello di 100 metri. Abbiamo parlato con i rappresentanti di questo gruppo di volontari che lavorano dietro le quinte per mantenere e curare questo territorio. Il Palon praticamente aveva dominio di quota sulla dorsale Monfenera, aveva di validi osservatori nella conca di Alano, stretta di Quero, perciò aveva un dominio di quota molto importante. È stato importante soprattutto durante la battaglia d'Aresto, perché praticamente è quello che ha impedito proprio lo sfondamento della dorsale Monfenera, perché con le proprie artiglierie sulla dorsale qua al Monte Palon batteva di infilata tutta la dorsale Monfenera, tutta la conca di Alano e quant'altro. È stato attaccato non direttamente, diciamo, perché tentavano di sfondare sulla Monfenera. Erwin Rommel tentò, la futura Volpe del Deserto, tentò praticamente di attaccarlo come avanzando di notte sui canaloni, stando sempre attento alle fotoelettriche che erano situate qua, però non è mai riuscito a arrivare a ridosso della trincea di prima linea, sicché la trincea che è qua di prima linea non ci sono stati mai combattimenti veri e propri, bombardamenti sono arrivate, cannonate, però non sono riusciti ad attaccarlo. L'unica volta è stato questo Erwin Rommel che però la notte del 30 dicembre del 1917, quando il giorno 30 avevano fatto l'offensiva sulla dorsale Monfenera, ha dovuto ritirarsi perché altrimenti veniva preso dentro su una manovra tenaglia dalle truppe italo-francesi che praticamente avevano riconquistato tutta la dorsale Monfenera e stavano praticamente tagliando tutte le linee austro-ungariche e tedesche. Ecco, quello è stato il momento più importante del Monte Palon. Dopo, come si dice, durante la battaglia del solstizio c'è stato un nuovo tentativo di attacco, ma con aggiramento dalla valle del Valcalcino. Il piano austriaco era di aggirare il Monte Palon e venire sulla dorsale, però l'attacco si infranse sul nascere perché le truppe italiane riuscirono a chiudere in una manovra tenaglia dentro presso la valle di Camparona, verso dove c'è ancora il cipo adesso del Domador, praticamente riuscirono a chiudere una manovra tenaglia sti reparti austro-ungarici e il Palon non fu mai interessato da veri e propri attacchi. Ci sono stati dei morti perché una cannonata durante la battaglia del solstizio riuscì a centrare una postazione d'artiglieria, sono stati due morti mi sembra adesso, perché ci sono diari però non sono fonti, come si dice, fonti ufficiali, però da diari, da un diario di un soldato si è risaliti che praticamente c'è stato sto bombardamento, ecco. Dopo con gli alpini nel 2003-2004 abbiamo iniziato
recupero delle trincee, gli appostamenti, non con poche difficoltà, perché salire la dorsale qua anche con mezzi meccanici non era vero semplice, però allora spinti un po' anche dall'euforia sta roba, perché era una cosa, siamo stati i primi a iniziare i lavori di recupero delle trincee sulla pedemontana, dopo a seguito ci sono state tutte le altre, però era una cosa talmente nuova che c'era diversi volontari che salivano di varie associazioni, incati alpini di vari paesi qua attorno, e allora spinti l'euforia praticamente si è riusciti a fare il primo recupero delle trincee qua, e dopo man mano con gli anni si sono sistemato questo, sistemato l'altro, quest'anno abbiamo messo il cannone là che forse si vede, e adesso il problema più grande è la manutenzione, perché ogni anno crollano muri, c'è l'erba da tagliare, c'è tanto lavoro, e gli alpini più anziani, diciamo, non ce la fanno più, giustamente, perché e adesso bisogna quei giovani qua cercare di vedere di recuperare forze nuove per tenere in vita, perché recuperare è facile, però mantenere è un po' più difficile. Adesso noi cerchiamo di valorizzare quello che abbiamo recuperato con visite guidate in notturna qua fra di noi, con visite guidate agli studenti, alle scuole, dopo ogni tanto ci sono anche tramite la RAI che viene a girare un pezzettino di filmato e via dicendo, si valorizza in questo sistema, insomma si cerca di dare importanza un po' a tutto il recupero che è stato fatto. E i ragazzi dei superiori, beh, vengono qua, fanno la famosa notte in trincea, che vengono praticamente a presidiare le trincee durante la notte, fingono di essere in guerra, ma è una cosa molto bella. E dopo col campus lavoro con scuole autori in rete, praticamente vengono questi ragazzi dall'università, dalle scuole superiori, ragazzi di 17, 18, 19 anni, e qua imparano anche ad operare il piccone, la pala, e a far fatica. Questo ci sta dando una grossa mano, sinceramente, perché come dicevo prima, essendo che gli anziani sono sempre meno e la manutenzione rimane sempre uguale se non di più, avere delle forze che vengono su così durante la settimana, adesso io ho la fortuna di essere in pensione, perciò posso come si dice, a coordinare un po' queste robe qua, è importantissimo, anche perché un ragazzo che viene su, si costruisce un pezzo di trincea, partecipa, poi torna a vederlo e con lì praticamente porta anche i genitori o porta altri amici a vedere le opere fatte, e di là praticamente una ruota che gira, che praticamente si pubblicizza da sola. Ecco. Queste zone c'è stata tanta sofferenza, praticamente ci sono stati dei veri e propri massacri, diciamo, no? Non solo fra i soldati, ma anche fra le popolazioni sottostanti qua, perché praticamente sono andati profughi, sono stati fatti prigionieri, la popolazione da sta parte di qua sono andati profughi con gli austriaci, perciò non ricordare proprio sti fatti qua è importante, anche perché lo dicono tutti, perché non devono più accadere, però è giusto ricordare la storia, bella o brutta che sia, e questo penso che sia uno dei modi migliori. Numerose sono le attività organizzate, dalle domeniche aperte alle visite guidate in notturna, tutte attività accessibili a chiunque e anche alle famiglie. Che sento in giro praticamente delle parole che gli alpini stanno morendo perché magari dall'ultimo oppure che ci lasciano perché vanno avanti, con il discorso degli amici degli alpini non riusciamo a sopperire a questa mancanza, perché tutti i nostri
amici che ci danno una mano, sono tutti inquadrati con, all'interno del gruppo Alpini di Possagno, come amici degli alpini. Questo sia per un discorso di assicurazione, come aveva accennato prima Marino, in caso in cui l'intervento di manutenzione del percorso della memoria, e quindi abbiamo un'assicurazione particolare, ma soprattutto per la continuità. Questo ci permette di dare continuità al gruppo stesso. Ti faccio un esempio: noi all'interno del nostro gruppo stiamo coltivando anche un giovane che ha 15 anni. Ovviamente non può iscriversi all'interno del gruppo Alpini di Possagno perché è ancora giovane, però ci stiamo sotto, lo stiamo marcando a uomo, come si suol dire. Però i giovani, l'età media del nostro gruppo è un'età molto bassa, si aggira anche, adesso facendo i conti spannometricamente, si aggira sui 30, 25, 30 anni, insomma, per un gruppo di alpini penso sia un grosso onore. Noi organizziamo le notturne, le domeniche aperte da quest'anno, l'ultima domenica del mese, da ottobre fino a novembre, maggio fino a ottobre. Queste domeniche aperte vengono garantite con la presenza di questi giovani. È un gruppo affiatato e la media di partecipazione è sulla ventina. Questa sera ne siamo presenti 25. Di giovani che mi danno una grossa mano e danno una grossa mano a questi eventi che stiamo facendo. Qui si fa veramente squadra perché si fa sia nel momento lavorativo, e quello è molto importante con la manutenzione, sia nel momento lavorativo anche, che può essere il discorso della notturna o delle domeniche aperte, perché alla base c'è un lavoro da compiere. Ma c'è soprattutto squadra, si fa anche con un momento di allegria, di festa, che come vedrai tu dopo durante la notturna ci sarà un momento di allegria, e questo fa per noi fa molta squadra, insomma. Ecco. Per le giovani generazioni soprattutto, per dar modo a questa memoria, che per me è un muscolo, di essere allenato. Cioè l'abbiamo intitolato, anzi non l'ho intitolato io perché sono subentrato dopo, anch'io mi sono fatto la gavetta, mi sono fatto il mio periodo di gavetta qui sul pallone. Però questo periodo di gavetta mi ha servito per ricordare la memoria, questo, appunto dicevo prima, questo nome che è andato, i Veci Alpini di Possagno, secondo me è centrato al 100%, nel senso che è un percorso della memoria che deve essere ricordato per le giovani generazioni, per tutti coloro i quali vogliono venire su e vedere con occhi, ma soprattutto con mano, toccare la storia. Cosa che sui libri di storia è difficile farlo. Ecco perché dico ok, studiare la storia a scuola, ben venga, anzi, perché la gente possa venire qua e vedere, bisogna prima passare dai banchi di scuola. Però un passaggio qui deve essere fatto da qualsiasi persona, da qualsiasi età. E noi li aspettiamo molto volentieri.
Purtroppo però anche in questi luoghi non sono mancati episodi di maleducazione da parte dei turisti. I volontari, nonostante si adoperino per curare il territorio, invitano ad avere rispetto e cura per questi luoghi. Il Monte Palon ha avuto un ruolo strategico. Da qui infatti possiamo ammirare la conca di Alano, Fenere e Segusino, la stretta di Quero, tutto il paesaggio circostante al Piave, l'intera vallata che lo circonda, fino al Montello. In questi luoghi l'ospitalità è di casa, non mancano infatti durante le iniziative alcuni momenti di ristoro in compagnia, come è da tradizione per gli alpini. Abbiamo avuto l'occasione di visitare uno dei luoghi storici più suggestivi del massiccio del Grappa e della Grande Guerra. Una visita resa possibile grazie all'impegno e alla passione di volontari che hanno fatto e stanno facendo rivivere la memoria di questo territorio. Per chi volesse avere più informazioni riguardo alle iniziative organizzate dal gruppo, invitiamo a visitare la pagina Facebook Trincee Monte Palon Alpini Possagno e il sito www.alpinipossagno.it. Con questo suggestivo panorama alle nostre spalle vi salutiamo. Appuntamento al prossimo servizio qui su Valdo TV.